Quanto è importante questa partita? Importante, importante, lo sono tutte. Affrontiamo una squadra che sta in un momento d'oro, insieme a Lecce la rivelazione del campionato. Di Francesco sta facendo un ottimo lavoro, aveva tentato di farlo qui a Cagliari e non gli è riuscito, mentre a Frosinone sta facendo tutto quello che sono le sue idee e si sta divertendo. Sappiamo che è una squadra che gioca in velocità, cerca di far possesso di palla nella propria metà campo e poi quando invece va nella metà campo avversaria non fa possesso palla, vengono dritti per dritti a cercare di far gol, per cui sarà una partita bella, difficile, intensa, dovremo lottare fino alla fine della partita. Quanta rabbia c'è ancora in questa settimana dopo la coda di Salerno e come si può trasformare in energia positiva per cercare poi di sfruttarla sul campo? No, non c'è rabbia, non ci abbiamo più pensato, parlato, c'è l'amarezza del momento, ma adesso c'è un'altra partita per cui non possiamo restare ancorati alle vecchie decisioni. Ci sono nuove partite, difficoltà che in ogni partita ci sono avversari differenti, schemi differenti, per cui dovremo essere molto attenti, molto preparati, molto concentrati.